Salve a tutti ragazzi, io sono Michael, siamo su Gamer Inside 2, a differenza del primo video che ho registrato oggi, qui siamo su Gamer Inside 2, video riepilogativo del 2020 per me. Questo 2020 è stato un anno decisamente da dimenticare, fatta eccezione per fine ottobre, novembre e dicembre, sono 3 mesi, ma alla fine 3 mesi su 12 è più quello che è da dimenticare, più i problemi da dimenticare che tutto il resto. Questo 2020 ho conosciuto e già conoscevo in realtà le testate giornalistiche Everyeye.it e Multiplayer.it. Leviamo Multiplayer.it che non mi trovo molto con il loro modo di pensare. Prendiamo Everyeye.it. Everyeye.it è una di quelle redazioni che non ha. Non, cioè, è perfetta. Everyeye.it per me è la redazione perfetta. Soprattutto ho visto una cura nelle recensioni, un modo di scrivere le recensioni molto bello, molto interessante. Che ti prende, che ti acchiappa. E i due nomi che spuntano secondo me di più, per me persona Michael, i migliori all'interno di Everyeye.it sezione gaming sono Francesco Fossetti, anche detto Il Fossa, e Marco Mottura. Perché allora, loro hanno un format sul sito Viola che si chiama Colazione con Everyeye. Io lì mi divertivo tantissimo, però sto già andando fuori argomento. Mi divertivo tantissimo e mi sono avvicinato a quel mondo. Ringrazio sempre Fossa che quest'anno mi ha dato diritto su i vari embarghi di Watch Dogs, di Assassin's Creed. È stato un anno piuttosto difficile perché volevo comprare questo, poi l'attrezzatura, quindi il microfono, il Boya Bye che sto utilizzando in questo momento, lavalier, questo qui che sto utilizzando. Devo comprare questo, Marvel Avengers, devo cambiare scrivania perché la mia scrivania è piccola. Abbiamo fatto un acquisto io e mia sorella, uno degli acquisti più grossi dell'anno, ovvero 36 ore di fila sveglio per prendere. Oddio, come ve la posso far vedere? Foto qui. Michael in editing, ricorda di mettere una foto qui, PlayStation 5, col disco. E stiamo già programmando di prendere un gioco per PlayStation 5 fra NBA, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Demon's Souls. Molto probabilmente, dato che io sono curiosissimo di Demon Souls, andremo su Demon Souls. Per quanto riguarda YouTube, ho fatto un passo che potrebbe essere più difficile di quello che pensassi inizialmente, di quello che pensavo, ovvero abbandonare definitivamente il mio vecchio canale, ovvero Michael, che si chiamava come me, per intraprendere una via più professionale con Gamer Inside 1 e 2 e Gamer Inside It, che appena posso diventerà Gamer Inside TV sul sito Viola. E è stata una decisione molto difficile, nonostante sul mio canale Michael, il mio canale, non avessi molto un seguito molto grande, perché ripartire da capo mi dava un senso di vuoto, di salto nel vuoto, ma un salto grosso, infinito. E quella sensazione si è accentuata di più nelle prime settimane di Upload, quando la mia prima serie sul canale è stata Watch Dogs 2, per poi passare a Watch Dogs Legion, per poi passare ad Assassin's Creed Valhalla, misto a Cyberpunk, misto a una serie chiamata Gameplay Ita, che portava anche sul mio canale personale, sul mio vecchio canale. E praticamente la serie Gameplay Ita consiste nel caricare un gameplay, una prima impressione, un first impression di un gioco che mi è stato inviato. Vedrete anche di Hellpoint, Fallout 76, di molto probabilmente lo vedrete di The Last of Us Parte 2, The Last of Us 1, Marvel Avengers, Cyberpunk 2077 su PS5 e che altro? Fatemi vedere un secondo. Astro's Playroom. Vedrete un video sui giochi PS4 su PS5. Ho messo a lavoro mia sorella per quello lì, perché abbiamo abbastanza giochi, parecchi giochi. Poi
per PlayStation 4, infatti anche questa è per PlayStation 4. La maggior parte sono tutti per PlayStation 4, che girano in retrocompatibilità su PlayStation 5. Abbiamo già iniziato a registrare le prime clip, per ora abbiamo registrato, mi sembra, 2 o 3 clip, fra cui anche dei Sims 4, che gira molto bene, gira molto bene. Non ha il frame rate sbloccato, però, stavo dicendo, non ha il frame rate sbloccato di Sims 4, però gira molto bene. Gira come su PlayStation 4 Pro, ma io, avendo una PlayStation 4 Fat, non sapevo come girava su PlayStation 4 Pro. Perché la PlayStation 4 Fat nel 2020 non regge nulla, 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 nulla. Era veramente impossibile giocare a The Sims 4, ragazzi. È crashato 3 volte la mia sorella su PlayStation 4 Fat. 3 volte. Ok, Cyberpunk anche gli è crashato un numero di volte che non è nemmeno contato, cioè che non si può nemmeno contare. Però lì è perché c'è un problema al lato di ottimizzazione del gioco, qualche bug, se si verifica una cosa all'interno del gioco specifica, prende e crasha, addirittura è crashato l'intero sistema una volta, proprio l'intera PlayStation si è riavviata, così, buh, vabbè. Lì potrebbe essere anche problema software di PlayStation, dato che è riscritto praticamente da zero, si può dire che l'interfaccia è diversa, tutto diverso. Ma per quello probabilmente vi farò anche un video a parte sull'interfaccia di PlayStation 5. Che altro, ragazzi? Io spero che il 2021 vi porti qualche soddisfazione in più lato lavorativo. E ci tengo a ringraziare. Ubisoft per tutto. Ubisoft Italia è stata la miglior azienda per quanto riguarda la gestione dei content creator, quindi li ringrazio tantissimo. Non vedo l'ora di giocare a Far Cry 6, metterci le mani su. Non vedo l'ora di provare Immortal Phoenix Rising l'anno prossimo, appena mi libero con Assassin's Creed Valhalla. Mi metterò e farò Cyberpunk e Immortal Phoenix Rising. E non vedo l'ora, non vedo l'ora. Spero che sarà un 2021 migliore anche per voi. Io ho un sogno attualmente che mi volteggia un po' nella testa da qualche settimana. Ovvero, il mio sogno è... Ragazzi, scusate, soffio il naso, allergia. Riagganciandomi alla questione prima, redazioni e tutto il resto, ho un sogno l'anno prossimo, ovvero di... Andare nella redazione di everyeye.it per una colazione insieme a Fossa e Mottura. Cioè, questo è il mio sogno, ragazzi. Questo è, voi direte, chi sogna macchine, chi sogna computer, schede video, PlayStation, Xbox. Io sogno di incontrare 2 persone. E il sognare fa bene sognare. Perché stanno a Milano e io sto tipo dall'altra parte d'Italia, però vabbè, non fa niente. Io spero nel 2021 per Far Cry 6, per Elden Ring, per il nuovo Horizon. Com'era? Horizon Forbidden West. Poi per tutti quei giochi belli che dovranno uscire su PlayStation 5, perché io ho la Play 5, giustamente. Quindi, e spero che anche questo qui vi piaccia, perché questo qui io mi ci chiudo 12 ore e ve lo finisco. Non so quanto duri. Spero che non duri 40 ore come coso, come da Assassin's Creed Valhalla, che ho tipo 50 giga di materiale da caricare. Caso a parte, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche, che magari l'anno prossimo il mio sogno si realizza. Ciao ragazzi.